Buongiorno a tutti, come sapete, quasi sempre noi facciamo le cose e ve le facciamo vedere in diretta. Questa mattina abbiamo fatto una cosa di cui ho più volte parlato, o meglio, ho conferito i miei rifiuti organici nella nostra compostiera che abbiamo in giardino. Più volte ho parlato di questo argomento, più volte ho cercato di sensibilizzare chi ha uno spazio all'aperto a installare una compostiera nel proprio giardino per evitare proprio di conferire questo al comune e quindi contribuire a un inquinamento quasi certo, soprattutto in Calabria, dove non abbiamo quasi nessun impianto, non credo quasi nessun impianto, per il riciclaggio dell'umido. Quindi ecco, voi in un piccolo giardino con una piccola compostiera potete riciclarvi il vostro umido. Io butto quasi tutto nella compostiera, tranne nei periodi in cui la lascio un po' riposare. Quindi in questo video vedete come abbiamo messo più rifiuti da cucina. Questa mattina ho deciso di fare il video appunto perché c'erano più materiali diversi, proprio per farvi vedere che cosa si può mettere nella compostiera, quindi senza inquinare, senza creare puzza e soprattutto senza pesare sulle già tragiche situazioni che abbiamo per il conferimento di questi materiali. Attivare una compostiera è molto semplice, ma non sto qui a spiegarlo in questo video, in quanto ci sono altri video che trovate sul mio canale YouTube nei quali io ne ho parlato. Servono dei batteri, servono delle compostiere di plastico fatte insomma di legno, servono attrezzature, serve lo spazio nel giardino, non fatelo su un balcone anche se qualcuno lo consiglia, perché la compostiera, essendo che contiene materiale umido, ovviamente attirerà degli insetti, in quanto sono proprio gli insetti che contribuiscono poi anche gli insetti, oltre ai batteri, a degradare tutto questo materiale. Vi faccio un esempio: se una mosca fa delle uova nella compostiera, i bigattini che nasceranno mangeranno il materiale umido e quindi contribuiranno alla decomposizione di questo materiale. Gli insetti che si creano generalmente rimangono tutti fermi sulla compostiera, non si spostano tantissimo, però considerate che qualche mosca può gironzolare soprattutto nel periodo estivo. Altra cosa molto importante, le compostiere, soprattutto appena installate, possono attirare dei topi, topi dei quali io non sono per nulla scandalizzato, fanno parte della natura. Quando ci sono cerchiamo di eliminarli con apposite trappole, ma quando ce ne sono due o tre li lasciamo perdere. Il problema subentra quando questi topi poi si riproducono nel sito dove è installata la compostiera, ma rimuovendo il materiale ogni 2 mesi, cosa che va fatta, eliminerete eventuali topi che si formeranno all'interno. Dopo 2 o 3 volte che li avrete tolti, vedrete che i topi al limite torneranno solo di notte a mangiare qualcosina. Detto questo, io vi auguro una buona visione e chi, ripeto, ha uno spazio aperto, soprattutto in campagna, di attivare questa compostiera, soprattutto se non avvicini permalosi, perché un'installazione iniziale può creare puzze, ma vi assicuro che poi nel tempo non ci sarà più nessuna puzza, in quanto tutto l'odore rimarrà concentrato all'interno della compostiera e a fine processo otterrete un ottimo terriccio. Grazie a tutti e buona visione.
Thank you.